se questo referendum dovesse passare, a lei è chiaro come verranno nominati nuovi senatori? Sì. Come verranno nominati? 5 Presidenti della Repubblica, sono 100 senatori che vengono, e più sono nominati dalle province, dalle regioni. Sono 3 uomini in casa, mi fanno la testa, qualcosa mi diranno. Se le faccio vedere questo testo, sì. Di che cosa stiamo parlando? Della legge, votazione del 4 dicembre. Del 4 dicembre, il referendum costituzionale. Sì. Lei ha le idee chiare su questo? Io non le ho affatto, perché a parte il fatto che non mi sono poco interessato a questo referendum. Sì, come mai è poco interessato? Perché noi siamo distaccati da queste cose qua. Che cos'è il bicameralismo paritario? Beh, praticamente sono le due camere in cui non è più lo stesso cittadino che vota chi va nella camera, ma sono direttamente le regioni, i comuni e i vari organi che ci sono all'interno che si votano tra di loro. Visto e considerato, voi avete le idee chiare, sì. Che cos'è il bicameralismo paritario? Non già ci provo più, non lo so proprio. E che cos'è il bicameralismo paritario? Cos'è? No, sono parole incrociate che dite. No, sta scritto qua, non l'ho detto, il bicameralismo paritario si vota al referendum. Sì, lo so, però bisogna spiegare anche alla popolazione che vuol dire, perché noi non andremo in discussione.